Raga, buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Io in pigiamino, adoro l'inverno solo per stare in pigiama. Comunque, fatemi sapere se vi piacerebbe quest'anno vedere i vlogmas. Sono un po' carica per i vlog e per YouTube, quindi se voi vedete i miei video, io farò anche il vlogmas. Che ne pensate? Il ritorno. Comunque, visto che su Instagram avevo chiesto sta cosa di dirmi qual è il cornetto più, diciamo, migliore da un profilo di vista nutrizionale, quindi più sano e light, integrale, alla fine ho preso questo, quindi volevo dire i migliori, poi alla fine li ho controllati, però ho letto anche tutti i vostri messaggi su Instagram e hanno vinto Bauli e Misura. Quindi sono i migliori, proprio più light, perché ogni tanto si può mangiare un cornetto integrale a colazione, mi è venuta la voglia, quindi si può, ragazze. E questo qua, Bauli, molto carino ed è piccolino, niente di che. Mi mangiate questo a colazione con un bicchiere, un cappuccino, un frutto e state a posto. Oppure una decina di mandorle e state a posto. E anche quello Misura. Comunque questi due hanno vinto, lo volevo dire perché su Instagram lo volevate sapere. L'ho già mangiato ed è molto buono. Lui che gioca con la sua nuova macchinina, macchinina! Com'è? Bella! Eccolo qua, sta arrivando. No. Saluta! Sì, io ancora in pigiama. Abbiamo preparato questo brodo. Ormai è difficile fare vlog perché c'è sempre casino. Comunque con il pollo, raga, che siamo tutti raffreddati. Cosce di pollo senza pelle, ovviamente. Zucchine, carote, patate. E poi buttiamo o la pastina o i tortellini. O anche i noodles. È buonissimo, raga. Troppo buona. Ci vuole. Se siete raffreddati con questo freddo, bella. Non potete capire quanto è buono questo brodo con il pollo. Mamma mia, la guerra lo dovete fare con spaghettini integrali. Eccomi qua con Fufi. Guardate che bella, ve la faccio salutare perché mi chiedete sempre questa cosa di Fufi. Sta bene, tutto ok. So che intanto magari a volte vedendo anche questi momenti, no, che appunto proprio di questo volevo parlare, no? Che ho avuto su Instagram. Insomma, ho deciso di fare questo video proprio per parlarvi di queste cose, per cercare di aprirmi un po' a voi, anche se è veramente molto difficile. Che alcune cose sono molto molto private e intime e coinvolgono altre persone. Come sapete, a me non fa piacere comunque quasi social esporre tanto la mia vita privata, insomma. Quando si tratta di cose belle sì, quando si tratta di cose di brutte divento un po', mi chiudo un po', perché comunque ovviamente ho molto rispetto delle persone che hanno fatto parte o fanno parte comunque della mia vita. E, però ci tenevo a dire questa cosa di Pupi perché in tante vi siete un po' preoccupati anche per Pupi, per Daniel in questo periodo non sta molto bene, però ha semplicemente tosse, raffreddore, sta veramente abbastanza male, però insomma nulla di grave. Pupi invece sta benissimo, vi volevo tranquillizzare su questo perché poi mi dispiace insomma se vi preoccupate insomma di queste cose, quindi subito ve lo dico. E mi volevo un po' aprire a voi in questo video, quindi un vlog un po' confessioni,
perché su Instagram comunque io sono molto molto attiva e appunto là vi ho iniziato a parlare un po' di questo mio periodo no, tra virgolette, e però le storie sono sempre tanto brevi e quindi poi non riesco a fare dei discorsi un po' lunghi come qua che mi metto con voi e parlo. Allora, innanzitutto, prima di iniziare, vi volevo dire una cosa bella. Prima una cosa bella e poi... siamo nel Black Friday, è iniziato il Black Friday su Carita Shop e quindi, poiché è una cosa che state aspettando in tante e sono degli sconti esagerati che ci sono una volta l'anno, ci tengo a informarvi anche qua su YouTube, perché appunto risparmiate tantissimo. Abbiamo sconti su Carita Shop, per chi non lo sapesse, ci sono anche persone che magari... mi vedono per la prima volta. Io ho uno shop di cosmetici naturali selezionati interamente da me e ho anche una mia linea cosmetica che dopo anni di sacrificio sono riuscita a realizzare in un cofanetto, eccolo qua, Carlita Beauty, che contiene tre prodotti per una skincare. Anche questo è scontato, quindi sul sito trovate nella sezione saldi sconti fino al 50%, veramente esagerati, 50, 40, 30, veramente esagerati. E in più avete il codice sconto che il mio cofanetto Carlita Beauty è scontato, che contiene i miei tre prodotti per la skincare, gocce di luce, il siero, la maschera viso filtro bellezza e la crema per la Dideo per una pelle super luminosa, perfezionata e rimpolpata. E poi sul sito abbiamo il codice sconto attivo del Black Friday. Comunque venite su caritashop.com e trovate il link che appunto è nel banner, c'è scritto questo link che appunto vi dà lo sconto su tutto il sito, anche sul mio cofanetto Carlita Beauty, quindi è un'occasione unica. Questo è ritornato disponibile proprio ieri, voi state vedendo questo video mercoledì, quindi ieri è tornato disponibile, quindi da un giorno, e sta andando già ruba, era andato sold out per la seconda volta, quindi fate in fretta, pensate anche ai regali di Natale perché è bellissimo e vi rende la pelle veramente pazzesca da dea. Chiunque lo prova, mi avete fatto delle recensioni pazzesche, veramente vi lascia una pelle stupenda e appunto non ci sarà mai più a questo prezzo scontato. Poi altri prodotti che vi voglio straconsigliare, che sono appunto scontati su Carita Shop, sono i nuovi prodotti, questi qua della linea per capelli di Apiarium, shampoo e maschera alla vaniglia, e che veramente per chi ha provato questi prodotti alla vaniglia, noi abbiamo anche, eccoli qua, abbiamo anche questi, me li sono presi per me, questi li regalo anche tantissimo perché sono super profumati. Sia il profumo che il bagno doccia alla vaniglia sono veramente carinissimi da regalare, quindi voi pensate a questo Black Friday anche come un'occasione per fare i regali di Natale perché risparmiate tantissimo e poi alla fine mancano 2-3 settimane a Natale, quindi ve li trovate già fatti. Questa è un'ottima linea profumata, è veramente buono, profumo, bagno doccia, che è la linea Ambre Gelsomino per capelli ricci. Questi prodotti, oltre a essere veramente performanti, hanno una profumazione veramente pazzesca, vaniglia e Ambre Gelsomino sono le mie preferite. Questa è tutta per capelli ricci, shampoo, trattamento e maschera. Sono veramente fenomenali. Sempre per capelli vi straconsiglio altri prodotti. Questi sono prodotti che proprio io utilizzo nel mio quotidiano, quindi ve li straconsiglio perché mi trovo benissimo. Poi, come sapete, io seleziono tutti i prodotti sul mio shop, quindi sono tutti validi. Però questi sono proprio quelli che vi voglio consigliare, che sto usando in questo periodo. Mi chiedete sempre contro la caduta dei capelli. Queste capsule sono fenomenali, capelli, unghie e pelle, veramente vi rimettono al mondo i capelli, li perdete di meno e ve ne crescono di più. Guardate io quanti ne ho, sono super voluminosi. E queste fialettine che si mettono appunto dentro allo shampoo, oppure le potete mettere e massaggiare sul cuoio capelluto prima di lavarli, e hanno un'azione sempre anticaduta, ristrutturante per capelli. Per quanto riguarda anche questi qua, per i capelli mi piacciono tantissimo, la maschera e lo spray di Alchemilla, anche questa linea è ottima. Questo shampoo che praticamente è disastroso, è quasi finito, anche questo è ottimo contro il crespo della linea Giada, shampoo anticrespo, sono tutti naturali e ottimi. Ah, prima non vi ho fatto vedere
il deodorante, sempre vaniglia, questo io non ho consumato, tipo 15, veramente, sono fenomenali questi deodoranti, buonissimi, abbinato al bagno doccia e al profumo. Per il corpo mi chiedete sempre prodotti per drenare, per sgonfiare, anticellulite, drenanti. Allora ragazze, senza dubbio, il drenante, questo è quello che prendo io, alla menta è buonissimo, lo metto nell'acqua e mi aiuta a drenare, a eliminare la cellulite. Come integratore questo fitocelle vi aiuta proprio, io da quando prendo veramente questo e questa piccola routine che adesso faccio vedere, non ho più praticamente pelle buccia d'arancia, ritenzione, cellulite, non ce l'ho più. Questo è buonissimo, contiene ananas, centella e tutti i principi magari che ci sono nelle creme, questi li prendete per bocca, tutto naturale, quindi ha un'azione ancora più efficace. E poi i bendaggi, che al momento non ho, me li devo prendere, me li sono fatti tipo 3-4 giorni fa, infatti ho fatto le storie su Instagram, comunque vi metto il link nel box informazione di tutti questi prodotti, comunque li trovate su Carita Shop, i bendaggi sono ottimi e li avete quindi scontati, quindi dovete approfittare. E i fanghi, questo qua, fango di apiarium, è buonissimo e questi fanghi sono super modellanti, vi consiglio i bendaggi e i fanghi insieme, top raga, risultato veramente top. Vi invito a venire su Carita Shop, in assoluto dovete prendere il mio cofanetto perché raga veramente poi l'avete scontatissimo, considerate che veramente io sto lavorando a questo cofanetto da anni, a questi prodotti, alle formulazioni, e contengo dentro tutti i migliori ingredienti proprio per avere una bella pelle. In base alla mia esperienza sulla skin care, sui prodotti naturali, dentro ho messo di tutto, acido ialuronico, niacinamide, bava di lumaca, veramente tantissimi ingredienti e la pelle veramente vi viene bellissima, quindi dovete provarli. Sia il siero, la maschera e la crema, ma prendete tutto il cofanetto perché il prezzo è super ridotto e ora che è scontato ancora di più. Poi il cofanetto, su Instagram ho mostrato questa cosa, che dopo il cofanetto diventa anche un portagioie, un portafoto, vedete ho messo le foto con Daniel, un portagioielli, un portatrucco, quindi è proprio carino da regalare, ad esempio a vostra mamma, una vostra amica, perché un regalo veramente a 360 gradi, oltre ai prodotti dentro che sono ottimi e vanno bene per tutti i tipi di pelle perché non fanno altro che perfezionare, levigare la pelle, migliorarla, illuminarla, diminuire, rimpicciolire i pori, insomma hanno veramente un effetto favoloso proprio di pelle più bella, luminosa, più sana. Ma poi anche il cofanetto che vi resta dopo è troppo troppo carino. Quindi niente, detto questo, perché ero tutta eccitata per il Black Friday, anche io sto praticamente comprando tante cose. Poi magari scrivetemi nei commenti voi cosa comprerete su Carita Shop, oppure cosa in generale, se avete approfittato di questo Black Friday, cosa avete comprato. Mi fa sempre piacere, perché per me lo shopping è veramente una valvola di sfogo, quindi mi fa troppo piacere. Per quanto riguarda un po' questo mio periodo no eccetera, ovviamente voi sapete che comunque chi mi segue da un sacco di tempo sa che sono comunque successe delle cose comunque nella mia vita, ecco, senza entrare troppo nei dettagli, che però mi hanno veramente comunque segnato, mi hanno anche fatto crescere, mi hanno fortificato, e, però comunque mi hanno anche fatto stare male. Io, come sapete, sono una persona che sono andata sempre avanti per la mia strada, non ho mai parlato male di nessuno, anche insomma quando ci sono state situazioni spiacevoli, perché proprio non fa parte di me, a parte perché non è bello parlare male comunque di persone che appunto hanno fatto parte della tua vita, eccetera. Ma proprio perché non lo ritengo utile, io penso sempre che bisogna sempre comunque rispettare gli altri, trattare bene gli altri, anche perché poi dopo alla fine te ne penti. Io questo è il consiglio che vi do, anche in generale, anche se io magari facendo questo lavoro ancora di più, perché comunque ho tante persone che mi guardano, però anche voi nel vostro piccolo, quello che vi posso dare, ad esempio, se avete problema con una persona, se insomma ad esempio vi lasciate, oppure una lite, una cosa, quello che voi istintivamente vi verrebbe di fare, no? Sui social, cose
ma non parlo magari delle zeppatine che a volte si vedono anche simpatiche, che comunque fanno ridere anche, no? Però cose un po' pesanti, secondo me dopo alla fine te ne penti ed è un po' trash, è una cosa che poi dopo ti penti perché ad esempio io non capisco come ci sono persone che ad esempio parlano male del padre dei loro figli o parlano male di persone di famiglia o magari non lo so, è per me inconcepibile come cosa perché significherebbe anche un po' sputare nel piatto dove mangiato, non so se la pensate come me. Quindi niente, io nel mio piccolo volevo darvi un messaggio di positività perché so che siete in tante che sta attraversando un momento di difficoltà, in particolare a me sono successe diverse cose nell'ultimo periodo, in particolare una proprio nell'ultimo periodo mi ha fatto stare comunque molto male. Al momento sto provando un po' a superare questa cosa prima di comunque parlarne e renderla pubblica, comunque di superarla io proprio come persona, al di là di come personaggio, perché comunque non è semplice. Tante cose ho fatto così comunque nella mia vita, prima le ho superate e poi ne ho parlato, quindi spero comunque di ricevere il vostro supporto e nulla, mi farebbe piacere sapere che se avete un momento di difficoltà magari mi scrivete, vi posso aiutare, io sono molto attiva nei commenti sia qua anche su Instagram, mi raccomando seguitemi perché mi avete detto che magari su Instagram sì, le mie foto sono belle, sono tutte patinate, come tante vite che siedono felici, però sapete, io cerco di darvi sempre un messaggio positivo, però non voglio che passi il messaggio che la mia vita è perfetta, non ci sono problemi, tutti abbiamo problemi, quindi non vi sentite sole se state attraversando un momento di difficoltà, come vi dico sempre, cercate di essere positive, di fare le cose che vi piacciono, di circondarvi le persone che vi vogliono bene, spesso mi chiedete consigli su come stare motivati, io mi butto molto nel lavoro, ad esempio nella mia azienda Caritas Shop, adesso ho creato un sacco di contenuti, anche per Carlita Beauty, per Carlita Shop stiamo lavorando a un sacco di novità, il mio lavoro di influencer che amo, dedicatevi alle cose che comunque vi fanno stare bene, fatevi anche una lista, questo ve lo dico sempre, delle cose, anche piccole cose, che ne so, chiamare un'amica, tante piccole cose che poi magari nel momento in cui voi vi abbattete, dite ah ma che lo faccio a fare, la vita è fatta da tante piccole cose che magari anche se vi sembrano inutili, poi però nell'insieme fanno la differenza. Quindi è necessario che voi le facciate, anche se vi sembrano inutili, anche se vi sembrate un po' sprecato, anche se non avete voglia, è necessario che voi facciate queste cose. Quindi fate una lista, una to-do list, no? Io la faccio sempre, è importante, dove vi scrivete anche le piccole cose, che ne so, chiamare zia, chiamare un'amica, vedere questo film, vi segnate magari su Instagram, vedi una che ha visto film, te lo segni così ti ricordi di vedertelo, andare da, che ne so, in questo negozio a cercare questa cosa, cucinare questa torta, farmi la skin care, ad esempio la skin care sul corpo, ad esempio bendaggi, fanghi, dedicarmi un giorno a prendermi cura di me, tante cose che sicuramente quando le fate vi faranno stare bene, anche se prima di farle magari pensate che siano inutili, invece servono tanto. Io vi mando un bacio grande, adesso mi metto qualche altro spezzone di questo vlog, che comunque più che un vlog era un diario aperto a voi, e vi invito a seguirmi su TikTok perché sono anche molto attiva su TikTok, sempre Carita Dolce, su Instagram. E vi aspetto su Carita Shop con i vostri ordini che preparerò, i vostri pacchi con tanto 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 amore. Metteremo anche i cioccolatini per il Black Friday, quindi oltre allo sconto, i campioncini, i cioccolatini, c'è anche un omaggio se superate una spesa minima, quindi oltre allo sconto comunque venite su Carita Shop che c'è il banner e vedete tutto. Io vi aspetto ragazze, ciao. Daniel, mangia la torta? Bene.
Cosa, Henry? Che le mosse?